permane il problema delle divise, ma soprattutto il problema più grande che ad oggi siamo qui, abbiamo indetto questa conferenza stampa, perché non abbiamo chiarezza in merito al passaggio del personale, ovvero delle condizioni previste dalla clausola sociale. Al momento abbiamo proclamato uno stato di agitazione, dopodiché riducendo sempre al minimo i disagi agli operatori della ASL di Teramo, faremo delle azioni più incisive. C'è il tentativo delle aziende per aggiudicarsi l'appalto di fare offerte al massimo ribasso. Poi si crea il problema di dove andare a recuperare quei margini che non ci sono in virtù di un ribasso eccessivo. In questo caso Hospital Service, avendo fatto un ribasso importante, credo che sia intorno al 20% del ribasso sull'offerta, abbia proposto ai lavoratori due livelli in meno di inquadramento, con una perdita salariale mensile che supera le 300 euro. La ASL, la regione che hanno gestito questa gara, non danno la sensazione di volersi occupare di questa vicenda, siamo costretti quindi a rilanciarla sugli organi di stampa e probabilmente anche a dare un seguito nelle aule di tribunale, perché non è possibile così facilmente aggirare una norma e soprattutto una regola contrattuale che deve valere per tutti, altrimenti anche in questo settore si svilupperà quella vicenda, quel problema del dumping contrattuale che sta creando tanti problemi non solo qui a Teramo ma in tutti i territori.